Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il vicepresidente della Giunta regionale ha illustrato in prima commissione i disegni di legge su finanziaria e bilancio regionale. In settimana è iniziato l'esame dei provvedimenti nelle commissioni di merito e entro il 27 marzo si concluderanno le consultazioni dei soggetti esterni che verranno svolte online. Tra le priorità, il pagamento di tutti i debiti, soprattutto quelli riferiti al periodo 2011-2013. Costruire una rete di confronto, studio e coesione tra soggetti diversi accomunati dal desiderio di uno sviluppo sostenibile e la Blue Economy che in Piemonte è partita dal Giardino Botanico Rea di Trana durante un incontro della Consulta Europea. Obiettivo? Utilizzare l'approccio sistemico per creare una rete territoriale che si adatti alle linee guida di sviluppo e coesione dell'Unione Europea. Daniela Ruffino, vicepresidente del Consiglio regionale e delegata alla Consulta Europea. Posso dichiarare con orgoglio che la Blue Economy parte dal Piemonte, questa filosofia che valorizza territori, valorizza amministrazioni, valorizza delle valli, delle realtà, delle associazioni, degli operatori privati che partono dal principio e dal valore fondamentale del territorio. 15 opere del maestro Ettore Fico sono esposte fino al 6 aprile all'ufficio Relazioni con il Pubblico di Via Arsenale a Torino. Si tratta di acqueforti e incisioni su carta che rispecchiano le tematiche predilette dall'artista per i disegni e la pittura. Andrea Busto, direttore del Museo Ettore Fico e curatore della mostra. Sono tutte opere inedite che ci sembrava importante far conoscere al pubblico dopo la grande mostra retrospettiva che c'è stata al museo, che era soprattutto incentrata sugli oli e sui pastelli, quindi questa era una buona occasione per far vedere un piccolo nucleo di incisioni veramente straordinarie mai viste prima. Fino al 30 aprile Palazzo Lascaris ospita la mostra Mille cartoline per un regno, rassegna tematica su Casa Savoia attraverso cartoline postali del Regno d'Italia dal 1896 al 1946. In esposizione lettere anche inedite e autografate di duchi e re di Savoia e di Giosuè Carducci e Giuseppe Garibaldi. La mostra è promossa dal Consiglio regionale con il gruppo Amici del Passato di Volpiano. Proseguono al giovedì alle 15.30 gli incontri del caffè letterario alla Biblioteca della Regione Piemonte di Via Confienza 14 a Torino. Sono occasioni per conoscere autori ed editori piemontesi. Prossimi appuntamenti il 19 e il 26 marzo con la presentazione dei libri I volti della magia, Viaggio in una credenza immortale di Fabrizio Manticelli e Infanzia di guerra in Valle Cervo, un giardino di ricordi di Elena Accati. Ha preso il via l'edizione 2015 del percorso di formazione protagoniste nei governi locali. Quattro incontri tematici guidati da docenti universitari ed esperti del settore rivolti alle donne elette nelle amministrazioni locali. Il percorso, gratuito, si è aperto nell'aula di Palazzo Lascaris e prosegue fino al 2 aprile nelle sedi di Alessandria, Asti, Torino, Cuneo, Vercelli e Novara. Ed è tutto. Altre notizie e approfondimenti su www.cr.piemonte.it. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.